importante, ma è un problema che sicuramente, di cui sicuramente l'Europa dovrà farsi carico, perché ne va del suo destino nei rapporti con l'Africa e il Nord Africa, con gli stati vicini, ma anche nel governo delle proprie realtà sociali ed economiche. Quindi da questo punto di vista ringrazio il Ministro Alfano per aver fatto chiarezza di questo. Io credo che l'obiettivo, Ministro, sia quello alla lunga di inserire nei trattati precise attribuzioni all'Unione e anche precise dotazioni per gestire questo epocale problema. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3530 dell'onorevole D'Ambruoso concernente elementi di iniziative in ordine ad un progetto di riorganizzazione dei commissariati di pubblica sicurezza di Roma. L'onorevole D'Ambruoso ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Sì, grazie Presidente, grazie Signor Ministro. Onorevole Ministro, negli ultimi mesi diversi organi di stampa hanno riportato la notizia di una imminente chiusura per esigenze di risparmio, spending review, dell'amministrazione di almeno 6 commissariati della capitale, Portapia, Trastevere, Torpignatara, Pianuovo, Montemario e Villa Glori, e l'accorpamento di strutture più grandi di quelle di Monteverde, San Lorenzo, Portamaggiore, San Giovanni, Prati e Vescovio. Queste misure, unite al blocco del turnover e alla situazione ormai cronica di carenze di organico, rende sempre più difficile la gestione della pubblica sicurezza da parte degli operatori delle forze dell'ordine che prestano servizio nella capitale. Le chiedo quali iniziative intende adottare per evitare la chiusura di questi importanti presidi siti in quartieri strategici per la sicurezza della città di Roma. Grazie. La ringrazio. Il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto che da tempo le forze di polizia stanno lavorando per riorganizzare i propri servizi e per riorganizzare la propria presenza sul territorio per dare maggiore efficienza a minore costo. Questo è l'obiettivo di fondo e quindi da tempo sono allo studio delle ipotesi e in primo luogo, come primo criterio di studio, le suggerisco di valutare, perché è quello che noi stiamo facendo, quello del privilegio alle aree dove vi sono maggiori esigenze di sicurezza, specie nelle periferie. Quindi questo sarà un primo elemento di valutazione. Il secondo elemento sarà quello di approfittare della disponibilità data dal Comune di Roma degli immobili offerti e che potrebbero consentire un miglioramento dei luoghi di lavoro e con una riduzione degli oneri per le locazioni. L'altro aspetto è quello di aumentare la presenza di pattuglie sul territorio mediante un progetto di razionalizzazione del loro impiego. Quindi lo scopo è quello di non avere un uomo in meno per le strade e raggiungere, assicurare come risultato